Ciao a tutti ragazzi, io sono Chris e bentornati su questo canale. Oggi sono qui per parlarvi, come promesso nell'ultimo video, dei tre libri che vi consiglio oggi. Allora, si diversificano un po' per genere. Partiamo con quello che mi ha completamente cambiato la vita. Sì, può sembrare strano che un libro possa cambiare la vita di qualcuno. A me è successo con questo, ed è Il monaco che vendette la sua Ferrari di Robin Sharma. È un libro che, una volta letto, ha, diciamo, infuso in me un qualcosa di incredibile, perché ho sentito sin da subito la necessità di attuare quei consigli che erano scritti in quelle pagine. E da lì ho iniziato a svegliarmi alle 5, a seguire una dieta più sana, a fare più sport, nonostante quello fosse già una prerogativa importante nella mia vita, ma comunque a farlo e la mattina alle 5 appena alzato. Di dare importanza a cose che fino a quel momento non ritenevo importanti. Tant'è che vi consiglio anche dei libri affini che sono sempre di Robin Sharma, come Il santo, il surfista e L'amministratore delegato, che vi straconsiglio una volta per effettuata la lettura del monaco che vendette la sua Ferrari. Questo perché io li ho letti in questo modo e ne ho tratto un giovamento incredibile. Diciamo che si completano a vicenda, ma vi basterebbe in realtà leggere il primo libro che vi ho consigliato, perché vi apre davvero la mente su tante cose e soprattutto vi fa avere un mindset davvero incredibile. Non sto qui a parlarne più di tanto, vi basti sapere che sono, sembra neanche 200 pagine, ma queste 200 pagine vi cambieranno davvero la vita. Sono scorrevolissime, sono sotto forma di dialogo e è un libro che vi giuro vi cambierà la vita. Un altro autore che ritengo molto importante, che di sicuro conoscerete, è Dale. Ho già letto tre libri che ha scritto lui. Vi consiglio in particolar modo Come trattare gli altri e farsi gli amici, che al momento è stata la mia ultima lettura, e Come parlare in pubblico. Ho tratto giovamenti davvero importanti anche a livello di YouTube, del secondo libro che vi ho annunciato, del primo invece proprio a livello pratico con le persone si può ottenere molto essendo gentili. Ed è un libro che vi consiglio, ve li consiglio entrambi. Ho anche letto Come diventare un leader di successo, è un po' più di nicchia, ma vi consiglio ovviamente anche quello. L'ultimo libro che vi consiglio è L'uomo più ricco di Babilonia, di George Clason. È un libro molto molto semplice, davvero quasi elementare, che vi porta a conoscenza di informazioni importanti riguardo il risparmio, l'economia e ciò che questi argomenti concernono. Ve lo consiglio davvero molto, è come dicevo un libro elementare che però a me ha già portato dei risultati, quindi ve lo consiglio davvero tanto, vi consiglio ovviamente anche gli altri. Se volete avere uno stile di vita completo e produttivo, questi libri secondo me sono davvero molto importanti da leggere, perciò ve li consiglio. Vi esorto a lasciare un like, se aggiungiamo i 10 uscirà il prossimo video domenica alle ore 11:30. Ci becchiamo con il prossimo video da Chris. È tutto, mi raccomando, like o commento. Seguitemi su Instagram e su WordPress. Per ora, da Chris è tutto. Mi raccomando, 10 like. Bello.